Buongiorno! Non inizierò questa morning routine con soliti voiceover, con solite immagini perfette di me che insomma mi preparo tutto in ordine e quant'altro. Ho deciso di iniziarlo nel modo più veritiero che ci sia, nel senso che mi sono svegliata da circa 5 minuti più o meno. Piercarlo è dai nonni. Ecco perché sono così libera. Oggi è una giornata abbastanza impegnativa, il 22 dicembre, e credo anche che sia l'ultimo video dell'anno, del 2021. Comunque scusatemi i capelli perché devo ancora lavarmi e fare tutto, anche colazione. Infatti per me è iper difficile parlare al mattino senza aver almeno bevuto qualcosa, mangiato qualcosa, però mi sto sforzando per voi. Oggi concludo alcuni pensieri di Natale e devo assolutamente, anche perché da domani sarà un casino. È anche arrivato il regalino che abbiamo fatto noi, io e il papà, a Piercarlo, Nicola, e gli abbiamo preso un triciclo che però si evolve. Adesso non so come spiegarvelo, però dopo ve lo faccio vedere perché è arrivato proprio ieri. E sì, niente, questa sarà la mia giornata. Facciamo insieme questa morning routine perché è da tanto che non ne registro una e vi faccio un po' vedere come mi preparo, i prodotti che utilizzo. Anche perché su Instagram vi parlo molto di skincare e questa cosa mi piace, mi chiedete spesso anche consigli. Detto questo, direi che è arrivato il momento di alzarci. Eh sì, andiamo a far colazione. In bagno ho dovuto tassativamente accendere la ring light perché oggi ovviamente quando io decido di registrare un video è nuvolo e forse piove, penso di sicuro che pioverà. Adesso ci andiamo un po' a sciacquare, andiamo a darci un tono. Iniziamo con i vari step della mia morning routine. Per prima cosa mi lavo i denti perché altrimenti non riesco proprio a relazionarmi col pubblico. In generale. Vado a fare delle cose iper noiose per noi donne. Ad eliminare questi peletti qui in eccesso e anche qualche baffetto, al quale devo assolutamente provvedere, voglio fare il laser su questa parte qui. Se mi seguite su Instagram avrete visto che quest'inverno ho fatto su tutte le cosce, su tutte le gambe. Ma cosa fu più azzeccata, perché il laser è davvero una benedizione. Ovviamente ho fatto il laser medico e ci ho impiegato 8 mesi, quindi 8 sedute e non anni, non ho più ricrescita. Ma comunque questo è un altro discorso. Per scaldare le ferette tendenzialmente utilizzo il phon. Se sia una cosa carina da fare, però è quello che faccio. Un'altra persona davvero. Vado a detergere il mio viso e se mi seguite su Instagram saprete che mi sto un po' appassionando alla nuova linea skincare di Astra. Aspetta che abbasso un po'. E questa qui è la loro mousse detergente delicata con estratto di mirtillo e anche una percentuale di acido ialuronico. Viene descritta come una mousse adatta a tutti i tipi di pelle. Sono particolarmente amante di questi prodotti adatti a tutti i tipi di pelle perché ogni pelle ha il suo prodotto, però non mi sto trovando male perché io ho comunque una pelle normale, non ho problematiche importanti, a parte vabbè. Queste cose che vengono fuori dai nostri periodi mensili. La consistenza è veramente carina e è blu puffo perché appunto ha l'estratto di mirtillo, è molto molto carina. Forse ne ho messa un po' troppa. Ho una pelle ipersensibile, quindi se vedete un po' di rossore, che appunto mi sono detersa il viso, ho fatto movimenti abbastanza circolari, quindi questo è il risultato, ma comunque adesso mi aggiusto in 3, 2, 1. L'altro prodottino che ho acquistato della linea skincare di Astra è lo scrub. Adesso sono curiosa, vado ad acquistare anche, cioè non so perché non li acquisti tutti insieme, forse perché voglio vedere come si comportano singolarmente. Infatti di questo qui non ve ne ho ancora parlato su Instagram perché lo sto testando e non lo so, la prima volta non mi è piaciuto granché. Nel senso che lo scrub è delicato, non è uno scrub aggressivo per il viso, cosa ovviamente ottima perché la pelle del viso è iper delicata, però non so se mi piacciono i microgranuli all'interno, sono davvero impercettibili e
Non lo so, mi sa più di mousse, mi sa più di qualcos'altro che di scrub vero e proprio. Non lo so, lì per lì quel giorno non mi ha fatto impazzire. Una cosa che mi ha insegnato l'estetista è di passare lo scrub anche in mezzo alle sopracciglia, cosa che io prima non facevo per paura di rovinarle. Effettivamente della totalità dello step risulta essere molto molto utile. Sono rosso pomodoro. Però mi sento benissimo, ho una pelle veramente sensibilissima. E niente, ieri sera ho terminato il tonico, quindi non ho un tonico da applicare. Questa cosa mi fa rabbia perché è uno step che non salto mai e sento davvero la pelle in un altro modo quando lo applico. Purtroppo adesso non ce l'ho, devo andare a comprarlo, questa è un'altra cosa che faccio oggi. E quindi vado adesso a applicare questa qui, comunque di Darphin, ed è un gel alle alghe marine. È freschissimo e mi piace tanto, ottimo per quando dormo poco. Stanotte non siamo andati a dormire particolarmente presto, ci siamo scambiati i regali con dei nostri amici a casa loro e quindi abbiamo fatto un po' tardino. Come creme viso, ragazzi, ho terminato anche queste due che amo. Questa è la crema viso di Caudalie, mentre questa è la Moisture Surge 100 ore di Clinique, pazzesca. In mancanza d'altro adesso vado a mettere su questa qui di Bioxylan, con la quale avevo collaborato qualche tempo fa. Non è pesante se utilizzata come crema giorno, ha questo effetto come crema notte. Questa cosa non me la sono spiegata bene all'inizio, però vi giuro che non mi è dispiaciuta. Oh, che bella sensation. That's it. Allora, mi sono spostata in un altro bagno perché in questo bagno ho tutto il mio make-up, che è un qualcosa di improponibile. Non ho ancora una postazione beauty, purtroppo, perché dobbiamo cambiare l'arredamento della camera da letto e quindi non so ancora che colore prenderemo della testata, sempre del letto, e quindi non voglio poi fare una cozzaglia di colore. Oggi non ho niente di particolare da fare, quindi vado semplicemente a fare una base everyday, insomma. Nel frattempo applico anche un primer per ciglia. Ragazzi, questo qui è la svolta, è il Ritual Fixing di Astra. Da quando lo uso le mie ciglia e le mie sopracciglia non sono mai state meglio, vi giuro. Per la base ho utilizzato questa palette completa di Sephora, è infatti della Sephora Collection, della Flawless Face Palette, ha all'interno anche un correttore rosso, la terra abbronzante di questa tonalità che mi piace tantissimo, questa qui è una base illuminante, questa qui invece è il blush, questi qui invece sono altri due illuminanti veramente buoni, questo addirittura lo utilizzo come ombretto per quanto è performante. Allora, oggi la luce davvero non è delle migliori, non mi aiuta per niente. Comunque vi mostro l'outfit del giorno, che è iper semplice, un po' monochrome ma con dettaglio, come piace a me. E oggi mi sentivo così. Allora, partiamo dal top. Ho messo su questa felpa di Kenzo che adoro. È veramente uno dei pezzi del mio armadio che preferisco in assoluto. Adesso devo andare anche a sistemare i capelli e ad aggiungere gli accessori. Ho messo questo pantapalazzo, lo trovo stupendo, divino. Forse dovrei applicare anche una cinta qui che richiami un po', non so, adesso valuto. E come scarpe, come calzature, tenetevi pronti perché adesso vi parlo di loro, sono stupende. Diciamo che mi siedo così non mi stanco e vi racconto tutto nel dettaglio. Allora, questi qui, ragazzi, sono dei gioiellini e vi spiego anche perché. Sono degli ankle boots, quindi degli stivaletti di altezza midi, e sono del brand Vivaia. Questo è proprio il momento in cui la moda incontra la sostenibilità, perché queste calzature qui sono praticamente il ricavato, il risultato finale di 6 bottiglie di plastica. E è una cosa per noi forse surreale da capire ancora, però guardatele qui. Allora, non c'è da dire niente, nel senso che sono stupende e parlano da sole. Io le abbino adesso al classico nero, ma questo è un color crema che può essere sfruttato in tantissimi modi, ton su ton, quindi anche sul beige, con un jeans chiaro, con un jeans scuro, con delle gonne midi, per intenderci quelle che arrivano qui a metà polpaccio, che trovo stupende, e guardate come sono fatte bene. Allora, io ho scelto questo modello perché, vi ripeto, non avevo calzature di questo colore e volevo appunto acquistarne un paio. Il tacchetto mi ha incuriosito e mi ha ispirato molto perché ha questa forma cilindrica e la suola è
di una resistenza assurda, cioè è incredibile che questo sia ricavato di 6 bottiglie di plastica. È proprio un brand che si dedica al 100% nel creare calzature, adesso ne faccio scorrere qualcuna, sostenibili al 100%. Infatti tutte le calzature presentano la stessa trama, nel senso che hanno questo tessuto, possiamo dire così, esterno, quando in realtà comunque sono foderate benissimo all'interno e la soletta è comodissima, vi giuro, è di una comodità pazzesca. Mi piace anche la punta leggermente stondata, così che crea carattere al tutto. Quando l'ho scoperto ne ho parlato anche ai miei amici, ai miei parenti, tant'è che anche mia zia e una mia amica si sono incuriosite e mi sembra che mia zia abbia acquistato un paio di scarpe. E che metterà anche a Natale, tra l'altro, e credo anch'io di mettere queste su a Natale perché sono delicatissime e quindi si sposano bene sia per look più strong che per look da everyday. Io, tra l'altro, vi lascio questo codice qui che potete utilizzare sul loro sito. Trovate anche una percentuale in più di sconto se vi iscrivete alla newsletter. Ed ero indecisa fra due, vi lascio la mia seconda scelta proprio qui, la adoro, penso che la prenderò perché, come sapete, il marrone è un colore abbastanza in tendenza in questa stagione. Tuttavia, però, mi sento un po' incompleta perché non ho sui miei accessori. Ultimamente sto adorando questi proposti da Ana Luisa. Sono minimal, vanno sotto l'hashtag aesthetic. Sono letteralmente innamorata di tutta la collezione, tant'è che sul loro sito ogni volta ho l'imbarazzo della scelta, che sono uno più bello dell'altro. Oggi vado a mettere su queste due collanine che sul sito si vendono insieme, quindi vi arrivano a casa sia questa che questa qui, però ovviamente voi poi siete libere di usarne solamente una insieme o anche solamente questa qui che trovo stupenda. Dopo quest'anello che non si vende insieme, però come potete vedere allo stesso richiamo, ho deciso di prenderlo ugualmente perché posso indossarlo sia insieme che spezzarlo. E dopo questi orecchini qui a doppio cerchietto, che cosa sono? Cioè io li adoro. Hanno questo doppio cerchietto e quindi sull'orecchio sembra appunto che si indossino due orecchini, e un cerchietto presenta dei punti luce mentre l'altro è molto più semplice. Sono tutti gioielli di altissima qualità. La volta precedente, sempre da loro, presi quest'altro anello. Sì, ultimamente sono un po' in fissa con gli anelli, ma guardate quanto è bello messo insieme. Allora, io sto adorando letteralmente, ve li faccio vedere indossati perché ovviamente hanno un'altra resa, e metto su anche l'anello, lo metto all'indice. Ho deciso di mettere questa con una maglia diversa, lunghezza più corta, queste infatti hanno tre lunghezze, mentre questa qui con la medaglietta con il richiamo verde smeraldo un pochino più lunga. Ho anticipato poco fa, il cerchietto è unico, ma ha la sensazione appunto di avere su due orecchini. Però ecco sì, al momento questi di Ana Luisa sono i miei accessori preferiti. Tra l'altro stavo pensando perché se metto su anche questo qui, no, che dite? Ma dai, sì, ci sta. Non ho mai indossato così tanti anelli come in questo momento, perché è un periodo che sto in fissa con gli anelli. Sembra che devo fare a botte, in realtà no. Ricordo che sul sito di Ana Luisa, essendo adesso fine anno, trovate delle promo assurde. Vi lascio degli screenshot qui per farvi un po' capire e poi anche delle immagini che vi riportano al sito perché se stimolano la vostra curiosità, lo so che andate a fare un salto su questo sito perché adoro, sono stupendi, veramente. Oh my god, allora è mezzogiorno, sono iper in ritardo perché Domenico è solito tornare a mezzogiorno e mezzo e non ancora faccio nulla. Allora, al volo, al volissimo, vi mostro il regalo di Natale che abbiamo comprato a Piercarlo quest'anno. Questo è il suo secondo Natale, l'anno scorso ovviamente era piccolissimo. Abbiamo preso, ragazzi, questo triciclo. Non capisco perché adesso si veda così brutta l'immagine. Ho acceso queste luci gialle improponibili, però meglio di prima, ok? Quindi, dicevo, gli abbiamo preso questo triciclo che ovviamente adesso è da montare. Glielo monteremo e lo metteremo poi sotto l'albero lì perché glielo faremo appunto scartare a Natale in modo che lui lo trovi già montato, altrimenti poveretto non capisce nulla. Praticamente questo triciclo ha una doppia funzione. Ha il pedalino qui, quindi lui ovviamente può pedalare da qui, altrimenti può spingersi tranquillamente con i piedini e dopo
dopo, quando cresce, praticamente queste due ruote si uniscono dietro e questo diventa automaticamente una bici. Ovviamente l'altezza poi è regolabile del sellino, quindi non è tutto vanificato, e ci è piaciuta molto questa idea proprio per non prendere anche due cose insieme con la stessa funzione. Quindi, come anticipatovi all'inizio del video, credo che questo sia francamente l'ultimo video di questo 2021 e quindi ci tengo tantissimo nell'augurarvi tantissimi auguri di buone feste, auguri appunto per il nuovo anno. Non so quando riuscirò a pubblicare il video dell'anno prossimo, spero il prima possibile anche per risalutarci, e niente, speriamo che sia un anno decisamente migliore. Non capisco perché le impostazioni della mia macchinetta cambino ogni volta, cioè io questa roba non la voglio, vorrei un po' più di fluidità. Beh, adesso ci penso un po' io, ok? E niente ragazzi, vi mando un grandissimo bacio come sempre, vi ringrazio per aver guardato il mio video e sempre se vi va ci vediamo in un prossimo contenuto, oppure se vi va possiamo tenerci più compagnia su Instagram, lì pubblico tutti i giorni, tutto il giorno. Ciao!